In un deserto aspro e roccioso vivevano due eremiti. Avevano trovato due grotte che si spalancavano vicine, una di fronte all'altra. Dopo anni di preghiere e feroci mortificazioni, uno dei due eremiti era convinto di essere arrivato alla perfezione. L'altro era un uomo altrettanto pio, ma anche buono e indulgente. Si fermava a conversare con i rari pellegrini, confortava e ospitava coloro che si erano persi e coloro che fuggivano. Tutto tempo sottratto alla meditazione e alla preghiera, pensava il primo eremita, che disapprovava le frequenti, anche se minuscole, mancanze dell'altro. Per fargli capire in modo visibile quanto fosse ancora lontano dalla santità, decise di posare una pietra all'imboccatura della propria grotta, ogni volta che l'altro commetteva una colpa. Dopo qualche mese, davanti alla grotta c'era un muro di pietre, grigio e soffocante, e lui era murato dentro. Talvolta, intorno al cuore costruiamo dei muri, con le piccole pietre quotidiane dei risentimenti, le ripicche, i silenzi, le questioni irrisolte, le imbronciature. Il nostro compito più importante è impedire che riformiamo muri intorno al nostro cuore e soprattutto cercare di non diventare una pietra in più nei muri degli altri. Leggendo questa favola di Bruno Ferrero pensavo proprio a questo nostro incontro e a questo momento in cui mi è stato dato il compito, insieme che abbiamo lavorato insieme alla Commissione, di fare sintesi dei questionari e delle vostre risposte. Io pensavo questo, non voglio fare un elenco delle cose che non vanno, perché in modo trasversale le conoscete tutti, perché più o meno nelle varie foranie sono le stesse cose. Ma attraverso l'Evangelii Gaudium vorrei dare delle risposte o degli spunti, non risposte, degli spunti a queste criticità per capire cosa noi perdiamo non vivendo una dimensione di comunione. Allora, vivendo, e quindi qual è la dinamica, come diceva questa mattina Don Emilio, il modo di servire, cioè quali sono le dinamiche, le motivazioni per cui noi ci poniamo al servizio, servitore o servi. E ancora di più, la prima dimensione è quella che possiamo dire dell'abitare. Abitiamo le nostre parrocchie, abitiamo la diocesi, ma come? Papa Francesco ci dice nell'Evangelii Gaudium numero 47: la Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Uno dei segni concreti di questa apertura e aver dappertutto chiese con le porte aperte, così che se qualcuno vuole seguire una mozione dello Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa. Queste convinzioni hanno anche conseguenze pastorali che siamo chiamati a considerare con prudenza e audacia. Di frequente ci comportiamo come controllori della grazia e non come facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c'è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. Dagli questionari, ecco allora questo luogo in cui noi vogliamo stare e ci vogliamo stare bene. Allora questa, la parrocchia, come una casa che ci accoglie e che accoglie.
e ancora di più poi la diocesi. Ma se non partiamo dalle nostre parrocchie e spostiamo semplicemente il problema della relazione nella diocesi, diventa come una persona che non ha le gambe, diventa quel corpo che non ha le gambe, che non ha le mani, perché alla fine le nostre parrocchie sono le mani, le gambe di questo corpo che è la diocesi. E ancora di più, prima di parlare di alcune questioni fondamentali relative all'azione evangelizzatrice, conviene ricordare brevemente qual è il contesto nel quale ci tocca vivere ed operare. Oggi si suole parlare di un eccesso diagnostico che non sempre è accompagnato da proposte risolutive realmente applicabili. D'altra parte, neppure ci servirebbe uno sguardo puramente sociologico che abbia la pretesa di abbracciare tutta la realtà con la sua metodologia in una maniera solo ipoteticamente neutra e asettica. Ciò che intendo offrire va piuttosto nella linea di un discernimento evangelico. È lo sguardo del discepolo missionario che si nutre della luce e della forza dello Spirito Santo. Allora ripensiamo al discernimento con cui abbiamo fatto i nostri questionari. Ripensiamo se ci siamo messi nella voce davanti a noi c'è stata la voce dello Spirito. Ecco allora del prenderci cura gli uni degli altri nel rispondere e nel condividere questo cammino. Io penso che facevo una riflessione proprio anche nella mia parrocchia. Ma cosa rispondo io alla diocesi? Posso dare dei consigli alla diocesi? Quando io personalmente, forse nella mia parrocchia, parlo indistintamente tra parroco, da per parroci, laici o meno, non parlo con il mio parroco oppure non gli ho detto mai la verità di come la penso. Come diceva Don Emilio stamattina, quella dimensione nascosta. Oppure io laico che mio prete mi servo del laico solo perché mi serve per alcuni servizi, ma non perché faccio un cammino di comunione. E questo, se noi andiamo a vedere poi, si ripercuote nella dimensione diocesana. Come vediamo la realtà parrocchiale, vediamo la realtà diocesana. Io che faccio parte di un organismo diocesano, di un ufficio, di una consulta, ma io vivo in comunione col vescovo, con la diocesi, o devo fare solo un mio compito che mi è stato dato? Poi le realtà le faremo. Oppure vedo come nella meditazione il servizio come un potere per affermarmi, per capire chi sono io. Allora questo è il mio annientarmi per poi poter aprire alla comunione. E vedete, adesso andiamo a vedere qual è la gioia di poter vivere insieme. Alcune realtà del presente, se non trovano buone soluzioni, possono innescare processi di disumanizzazione, da cui è poi difficile tornare indietro. È opportuno chiarire ciò che può essere un frutto del regno e anche ciò che nuoce al progetto di Dio. In questa esortazione, sempre l'Evangelii Gaudium, in questo è il numero 51, intendo solo soffermarmi brevemente con uno sguardo pastorale su alcuni aspetti della realtà che possono arrestare e indebolire le dinamiche del rinnovamento missionario della Chiesa, sia perché riguardano la vita e la dignità del popolo di Dio, sia perché incidono anche sui soggetti che in modo più diretto fanno parte delle istituzioni ecclesiali e svolgono compiti di evangelizzazione. Essere casa interroga le nostre relazioni, in particolare tra chi è chiamato a presiedere le comunità, accompagnando i cammini del cuore della gente, perché sa conoscere, accompagnare, ascoltare e intuire le radici delle tentazioni, e chi è chiamato a camminare come laico in spirito sinodale anche da protagonista. Io sto in mezzo a voi come colui che serve,
dialogo e servizio per essere comunità. Una cosa bellissima, perché non ci sono state solo le criticità in questi questionari, ma c'è stata anche una proposità, una dimensione propositiva, scusate, che è quella della ricerca della sete della parola. E sabato, nella preparazione, il nostro vescovo ci diceva questo, che mi è rimasto impresso: non mi fate parlare a questa assemblea, perché voglio ascoltare, ma voglio capire le cose concrete. Se avete sete della parola, come poter vivere questa parola? Le lezioni del vescovo non vanno bene, vanno bene, come si devono essere fatte, come non devono essere fatte. Oppure diventa una facciata importante che si fanno. Se questa parola ci interpella o no. La formazione viene vissuto come punto centrale delle varie pastorali della parrocchia. Esigenza di questa diocesi in cammino e può diventare sempre più formazione di adulti che fanno della loro vocazione il centro della propria vita. I due elementi fondamentali. Si parla della formazione, soprattutto mettere il punto fondamentale della formazione per quanto riguarda la dimensione della famiglia. Ma come concretizzare questa formazione? Attenzione, anche qui, io dicevo, gli uffici sono i motori che, se non ci siamo resi conto, che in definitiva fanno, per la loro piccola parte, l'agenda del vescovo. Ma se questi uffici non camminano in comunione, non hanno un progetto unico, un programma unico, eccetera, eccetera, come si fa? Domanda. Allora ecco questa esigenza di dialogare, di conoscerci, di relazionarci, per poter avere un'unica dimensione di relazione e di obiettivo a livello di realtà finale. E questa dimensione, c'è la tendenza invece, sia nelle parrocchie che negli uffici, che nelle realtà diocesane, nella nostra diocesi, c'è la tendenza invece alla chiusura. La dispersione della Chiesa diocesana è minata dall'insidia degli idoli. Ricordate la lezione divina di Don Emilio, che sta rischiando di sgretolare non solo una compattezza, ma anche un senso di appartenenza della nostra Chiesa. Quale stile allora ci deve distinguere in questa preparazione? Possiamo chiamare in causa l'invito del libro di Giosè: ma voi, chi volete servire? Chi volete essere? Una tendenza alla chiusura, ad una missione marginale del nostro essere annunciatori, chiusi nell'ambito delle prassi quotidiane, della mia parrocchia, della mia associazione, si ritrova come rischio latente quasi dappertutto. Anche Papa Francesco la percepisce come rischio latente e ci invita ad un sogno. Un sogno, una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa. Perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione. La riforma delle strutture che esige la conversione pastorale si può intendere solo in questo senso, fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue stanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di uscita e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Come aprirci, come sentirci, tutti in cammino come comunità diocesana? Come essere parrocchie nuove, sempre più casa e segno di accoglienza? La parrocchia non è una struttura caduca, proprio perché ha una grande plasticità. Può assumere forme molto diverse, che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità. Sebbene certamente non sia l'unica istituzione evangelizzatrice,
se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà ad essere la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie. Questo suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non diventi una struttura prolissa, separata dalla gente, o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell'ascolto, della parola, della crescita, della vita cristiana, del dialogo, dell'annuncio della carità generosa, dell'adorazione e della celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri, perché siano agenti dell'evangelizzazione e comunità di comunità, santuario dove gli assenti vanno a bere per continuare a camminare e centro di costante invio missionario. Però dobbiamo riconoscere che l'appello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti, perché siano ancora più vicini alla gente e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione e si orientino completamente verso la missione Evangelii Gaudium numero 28. Allora capite che le altre intuizioni ecclesiali, comunità di base e piccole comunità, movimenti e altre forme di associazione sono una ricchezza della Chiesa che lo Spirito Santo suscita per evangelizzare tutti gli ambienti e settori. Ma è molto salutare che non perdano il contatto con questa realtà tanto ricca della parrocchia del luogo e che si integrino con piacere nella pastorale organica della Chiesa particolare. Questa integrazione eviterà che rimangano solo con una parte del Vangelo della Chiesa e che si trasformino in nomadi senza radici. Evangelii Gaudium numero 29. Ecco allora che anche dai questionari è emerso una nuova attenzione alla liturgia, al modo, alla dimensione del modo di pregare, ad una realtà in cui possiamo ritrovare, ci auspichiamo che dobbiamo pensare che la nostra preghiera, l'azione dello Spirito Santo, il lavorare insieme, crea percorsi di comunione, li favorisce, li fa germinare, li riallacci continuamente, dove diventino più esplicitamente segno della Chiesa di Gesù. Lavoreremo in spirito sinodale, a partire proprio dalle nostre foranie, come famiglia che insieme ad altre famiglie e ambiti possieda la nostra casa diocesana. Oggi un lavoro attento a discernere i punti positivi e negativi che abbiamo espresso e che notiamo insieme nelle nostre realtà e dominanti, con la voglia di offrire proposte risolutive realmente applicabili che vogliono offrire al nostro Vescovo, ai vari organismi di partecipazione ecclesiale, a tutti per il bene della nostra comunità. E come dice Papa Francesco, non cediamo alle facili tentazioni degli operatori pastorali, no all'accidia egoista, no al pessimismo sterile, no alla mondanità spirituale, no alla guerra tra di noi, sì alla sfida della spiritualità missionaria, sì alle relazioni nuove generate da Gesù Cristo. Attenzione alle sfide ecclesiali, rapporti laici ordinati, apporto della donna, la pastorale giovanile, il calo delle vocazioni ordinate, la mancanza del fervore apostolico contagioso. E come ci raccomanda Papa Francesco ancora nell'Evangelii Gaudium, le sfide esistono per essere superate. Siamo realisti, senza perdere l'allegria, l'audacia e la dedizione piena di speranza. Non lasciamoci rubare nei nostri lavori l'entusiasmo missionario, la gioia dell'evangelizzazione, la speranza, la comunità, il Vangelo, l'ideale dell'amore fraterno, la forza missionaria. E alla fine abbiamo messo queste tre dinamiche dove Papa Francesco ci ricordava a novembre a Firenze come stile di lavoro,
l'umiltà, il disinteresse e la beatitudine, perché dobbiamo arrivare a questo. E nello stesso tempo questi tratti dicono qualcosa anche alla Chiesa italiana, cioè l'umiltà, il disinteresse e la beatitudine, quindi alla nostra Chiesa diocesana, che oggi si unisce per camminare insieme in un esempio di sinodalità. Questi tratti ci dicono che non dobbiamo essere ossessionati dal potere, anche quando questo prende il volto di un potere utile e funzionale all'immagine sociale della Chiesa. Se la Chiesa non assume i sentimenti di Gesù, si disorienta, perde il senso. Se li assume invece, sa essere all'altezza della sua missione. I sentimenti di Gesù ci dicono che una Chiesa che pensa a se stessa e ai propri interessi sarebbe triste. Le beatitudini, infine, sono lo specchio in cui guardiamoci, quello che ci permettono di sapere se stiamo camminando sul sentiero giusto. È uno specchio che non mente. Nell'Evangelii Gaudium 227 Papa Francesco ci ricorda, vi raccomando anche, in maniera speciale, la capacità di dialogo ed incontro. Dialogare non è negoziare. Negoziare è cercare di ricavare la propria fetta della torta comune. Non è questo che intendo, ma è cercare il bene comune per tutti. Discutere insieme, oserei dire arrabbiarsi insieme, pensare alle soluzioni migliori per tutti. Molte volte l'incontro si trova coinvolto nel conflitto, nel dialogo si dà il conflitto. È logico, è prevedibile che sia così e non dobbiamo temerlo, né ignorarlo, ma accettarlo. Accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo. In ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione, nella diocesi di Teramo Atre, cercate di avviare in questa assemblea in modo sinodale un approfondimento dell'Evangelii Gaudium per trarre da esse criteri pratici e per attuare le sue disposizioni, specialmente sulle 3 o 4 priorità che avrete individuato. Sono sicuro della vostra capacità di mettervi in movimento creativo per concretizzare questo studio. Ne sono sicuro perché siete una Chiesa adulta, antichissima nella fede, solida nelle radici e ampia nei frutti. O Spirito della Fraternità, tu che ogni giorno sostieni animi la Chiesa, combatti in noi l'egoismo e produci amore e gioia, comprensione e cordialità, unità nella carità. Ti preghiamo, apri il cuore di chi forma la tua Chiesa perché la fraternità e l'accoglienza reciproca, la disponibilità e il servizio vicendevole siano un misterioso incontro con Dio e un segno concreto di corresponsabilità. Il nostro fare comunione nella Chiesa sia messaggio di speranza a tutti gli uomini, perché vincano le forze di odio e di divisioni e riconoscano il tuo amore che continuamente li spinge alla condivisione, alla giustizia e alla pace. Thank you.